Va bene. Allora, buongiorno a tutti. Iniziamo la prima lezione di questo corso di sistemi informativi aziendali, che ci terrà compagnia per i prossimi 8 crediti, 80 ore, quando andiamo a casa stasera saranno solamente più 78 e mezzo. Spendo come al solito io, mi chiamo Fulvio Corno, sono Dipartimento di Automatica Informatica, e spendo come al solito la prima mezz'oretta per cercare di anticiparvi un pochino come funziona il corso, come siamo organizzati, no? Le solite cose introduttive, per poi iniziare a tuffarci sui primi argomenti del corso vero e proprio. Questo corso è diviso, come sapete, in due: il primo corso dall'A alla L e il secondo corso dalla M alla Z, che tiene il collega Marco Trocchiano. I due corsi sono totalmente allineati, ok? Quindi faremo gli stessi argomenti, useremo le stesse slide, l'esame sarà identico, le esercitazioni di laboratorio saranno le stesse. Questo potrebbe forse darvi qualche grado di libertà in più nel seguirlo, se ne aveste necessità. Ovviamente non diremo le stesse identiche parole io e Marco, perché abbiamo processi mentali diversi, ma i contenuti dovrebbero essere abbastanza equivalenti, ok? Di che cosa parliamo? Beh, parliamo di sistemi informativi, ovviamente. Oggi cercheremo di capire che cosa si intende con questo termine molto ampio di sistemi informativi, e in particolare ci concentreremo sulla parte iniziale del ciclo di vita di un sistema informativo, cioè la progettazione, o meglio l'analisi pre-progettazione. Ma partiamo dalle informazioni pratiche. In parte ve l'ho già comunicato ieri via mail, ma so che non... questa fase in cui le immatricolazioni, carichi di dati si sono ancora in corso, non è detto che tutti abbiamo ricevuto la mail, ma l'informazione essenziale è che c'è questo sito web di cui c'è questo indirizzo breve, se volete imparare a memoria, recitare la sera prima di addormentarvi, in cui c'è tutto il materiale che abbiamo a disposizione. C'è o ci sarà in realtà, perché via via che andremo avanti aggiungeremo i vari lucidi delle lezioni, compresi questi che sto proiettando adesso. Quindi quando riusciamo, anzi quasi sempre riusciremo, a magari pubblicarli il giorno prima o il giorno stesso, un minimo di anticipo, in modo che magari possiate già averli quando venite qua in aula, pubblicheremo i video delle lezioni. Il motivo per cui ho due microfoni qua è perché uno serve per, diciamo, per sentirmi, gli serve per sentirmi, ma l'altro mi serve per registrare. Salvo problemi tecnici, l'intenzione di registrare tutte le lezioni con lo screencast, quindi le slide e la voce. Vi perdete la mia presenza fisica scenica, ma non è un gran perdere. E tutta la parte di registrazione, tutti i tempi di esame passati sono su quel sito. Quindi quello, noi non usiamo il portale della didattica, ma questo sito. Nel secondo corso c'è un altro sito in cui c'è essenzialmente lo stesso materiale per le direzioni che sono diverse. Anche perché c'è invece questo meccanismo dell'anticipo della laurea, voi siete il primo semestre della magistrale, per cui cambierete matricola a metà strada, e quindi l'accesso al portale è sempre un po' singhiozzo, no? Allora, piuttosto di rispondere a 27 mail al giorno che mi dicono mi abilita con questa matricola, preferisco mettere tutto il materiale in un luogo pubblicamente accessibile da chiunque, e va bene così. Cosa vogliamo fare in questo corso? Beh, vogliamo capire un po' meglio come si interseca come si può inserire la tecnologia informatica, sistemi informativi, all'interno delle azioni che compiono normalmente le organizzazioni, qui c'è scritto organizzazioni moderne, diciamo le aziende, gli enti, che in qualche modo vogliono adottare dei processi gestiti dall'informatica nelle loro quotidiane operazioni per svolgere i loro normali, diciamo, obiettivi di business. E direi che oggi non c'è quasi nessuna organizzazione o ente che può esentarsi dal ragionare sui propri processi aziendali e chiedersi come possono essere migliorati e o gestiti, no, attraverso i sistemi informativi. Sistemi informativi è una parola che usiamo al plurale, perché ce ne sono molteplici. Diciamo, per ogni tipo di esigenza ci sarà una soluzione più o meno standard oppure più o meno ad hoc,
che va incontro a quelle esigenze specifiche, quindi anche le tipologie di sistemi informativi saranno diverse. Diverso è il sistema informativo che deve gestire, che ne so, lo stampaggio dei pezzi in serie, devo fare 1 milione al giorno con certi criteri di qualità e tempistica, e quindi ho bisogno di un sistema informativo che gestisca questo. Diverso è magari chi deve fare gli stipendi, le paghe, o chi deve invece gestire un progetto, un gruppo di lavoro di un progetto in cui devo, o dei consulenti in cui devono contabilizzare le ore. Sono tutte attività che possono coesistere nella stessa azienda, ma sottendono processi operativi molto diversi, ruoli molto diversi, e quindi il sistema informativo si dovrà adattare a quella che è l'esigenza specifica di ciascun settore dell'azienda e ciascun processo che si svolge all'interno dell'azienda. Quindi per far questo ci chiederemo come deve lavorare un sistema informativo per supportare questi processi, e il come lo si può vedere da due punti di vista diversi. Un punto di vista è quello tecnologico, poi analizzeremo questo concetto di punto di vista in modo molto più dettagliato, ma qui siamo solo sui flash iniziali. Un punto di vista, dicevo, è quello tecnologico, cioè cosa mi serve? Mi serve un computer, mi serve una rete, mi servono 12.000 computer, mi servono dei terminali, mi serve eccetera eccetera. Quanto costa, quanto pesano, quanto corrente consumano, quanti giga, tera, exabyte di disco mi servono e così via. Questo è l'aspetto tecnologico. Ma a noi interessa di più l'aspetto funzionale. Cosa deve fare? Quali sono le funzioni, le funzionalità che richiediamo, qui si parla di requisiti, che noi richiediamo al sistema e che quindi il sistema dovrà implementare? Questa è la fase più critica. Se a me domani mattina regalassero un bellissimo sistema informativo che però fa delle cose che per me sono inutili, ho buttato via i soldi, ho sprecato un regalo. Potevo regalarmi una pizza, ero più contento. Quindi la parte critica, il valore, no, che si esprime da un sistema informativo non è tanto il suo costo, non è espresso dal suo costo, è espresso da effettivamente quanto bene riesce questo sistema informativo a soddisfare i requisiti dell'azienda, dei processi, degli attori, delle persone che lavorano in questa azienda. Ah, bellissimo sito, ma non me ne frega niente. Se non mi interessa il calcio, il sito bellissimo della squadra tanto d'Italia oppure quello del torneo di fantacalcio non me ne può fregare di meno, per bello che sia, okay? Perché non viene incontro alle vostre esigenze, alle vostre preferenze, eccetera eccetera. Allora, mettendoci nei panni, giochino che faremo, dei progettisti, noi ci immagineremo in questo corso di essere all'interno di un'azienda di progettazione, di consulenza, di informatica, che deve progettare e proporre un sistema informativo per un scopo specifico, diciamo per un cliente, per una committenza, questa committenza interna, esterna, poco mi importa. Viene qualcuno a me, mi bussa alla porta e dice: senti, ma io avrei questo problema qua, mi fai un sistema informativo che me lo risolva? Ecco, quella è la fase più critica, perché noi dobbiamo tradurre questo problema qua, tra virgolette, che poi di solito è una frase che non è molto più specifica di questa, perché chi pone i problemi di solito ha le idee abbastanza ben confuse, tradurla nei requisiti specifici che il mio sistema informativo, che gli dovrò proporre, gli dovrò far pagare e poi dovrò realizzare, questi requisiti speriamo che soddisfino l'esigenza del committente. Quindi il nostro lavoro sarà in questo corso di cervellarsi, partendo da uno scenario ipotetico di un sistema informativo che si vuole costruire, cercare di analizzare, sviscerare questa richiesta e tradurla in un progetto, o perlomeno nell'analisi pre-progettuale. Adesso poi vedremo in dettaglio cosa vuol dire. Quindi in questo corso non parliamo più di tanto di tecnologia, sì, qualcosa bisogna capire, no? Ma non è centrato sulla tecnologia, non facciamo programmazione, a me spiace tanto, anche a voi, ma non è oggetto di questo corso, e quindi non impareremo a costruire davvero un sistema informativo, ma impareremo a fare quella fase che, diciamo, in termini professionali viene chiamata del compito dell'analista, no? Che analizza una domanda e la traduce in requisiti formalizzati, ben ordinati, ben formalizzati.
Quindi, in qualche modo, noi ci chiederemo quali sono le funzioni e come devono essere organizzate di un sistema informativo, mentre invece non andremo dentro a aprire la scatola a vedere come è fatto dentro. Come è fatto dentro qui, vabbè, questa immagine dal punto di vista hardware, ma neppure dal punto di vista software. È chiaro che qualcosina di software dobbiamo capire. Se voi avete fatto, e so che tutti quelli che, diciamo così, arrivano dalla Politecnica hanno fatto, ad esempio, un corso di base di dati, ci servirà fondamentalmente per capire, no, come poi il sistema informativo gestisce le informazioni. Qui non andiamo a scrivere query, ma se abbiamo quelle nozioni sicuramente ci servono a capire meglio come può funzionare. No? Così come se avete un minimo di ricordi di programmazione, ci aiuta a capire che cosa si può fare e che cosa non si può fare all'interno del sistema. Ma noi in questo modo, in questo corso, ci poniamo al livello superiore. Immaginiamo, la figata, di avere degli schiavetti che poi ce lo realizzano il sistema. Noi dobbiamo però dire bene loro cosa devono fare. Quindi, in questa ipotetica figura che riassume un possibile ciclo di sviluppo di un sistema informativo, c'è la fase iniziale, appunto, che chiamiamo di analisi, in cui si ragiona sull'esigenza e la si traduce in requisiti. I requisiti che devono essere il più possibile precisi. Dopodiché da qui in avanti c'è la fase di realizzazione vera e propria. Cioè, questi requisiti diranno il sistema deve permettere il login agli utenti, il sistema deve permettere agli utenti di caricare documenti, il sistema deve permettere agli utenti di cambiare la propria foto del profilo e voi via, quanti ne vogliamo scrivere. Però questo è un documento scritto con un foglio di carta. Poi qualcuno prenderà questo foglio di carta e si metterà lì, tirandosi sulle maniche con tanto sudore, a implementarlo in software e in hardware. In realtà l'implementazione è qua sotto, di mezzo c'è ancora una fase di progettazione, quindi di progettazione software e hardware, capire come organizzare le informazioni, dove metterle, eccetera. Queste sono fasi più realizzative, progetto e implementazione, che però partono dalla conoscenza già precisa e possibilmente esaustiva, se poi non si riesce mai davvero a sapere tutto il prima, dei requisiti, cioè di che cosa il sistema deve fare. Requisiti soprattutto funzionali, ne parleremo. E poi, una volta che il sistema è implementato, attenzione, non è finito. È finito quando il cliente ci paga. Il cliente ci paga quando l'ha provato e verificato che effettivamente fa ciò che deve fare. Quindi il progetto è finito non quando è implementato, ma quando ha passato tutti i test che devono essere fatti. Test di unità, quindi il test delle singole funzioni, e il test complessivo che effettivamente faccio ciò che deve fare. Noi in questo corso ci concentriamo su questa parte iniziale, l'oggetto di questo corso sarà di lavorare su questa fase iniziale. Però ricordiamoci che il processo è di questo tipo e i requisiti servono in due, sempre, ma in due momenti chiave. Questo e questo. Quello di passaggio alla progettazione. Noi immaginiamo di avere un cliente che ci chiede un sistema informativo di cui facciamo l'analisi, ma immaginiamo di avere poi dei consulenti, delle aziende esterne che ce lo realizzano. Allora, più precisi sono questi requisiti, più sarà facile per me scrivere un contratto per questa azienda che lo dovrà realizzare, ed essere sicuro che realizzeranno ciò che ho chiesto io. Più io sono vago, ambiguo, incerto, più gli implementatori non capiranno, no, ciò che voglio fare e realizzeranno qualcosa di diverso, giusto dal loro punto di vista, ma diverso da quello che volevo io. Perché ovviamente non esiste la telepatia, per cui loro possono capire cosa avevo io in mente. Tra l'altro, un conto è ciò che avevo io in mente e un conto ancora ciò che il mio cliente aveva in mente. È ancora più complicato. Allora io devo riuscire a formalizzare il meglio possibile in questi requisiti ciò che il mio cliente aveva in mente, in modo che chi poi lo realizzerà faccia la cosa giusta. E nello stesso tempo, in fase finale di test di accettazione, meglio sono fatti questi requisiti, cioè più pensato nel dettaglio, con precisione, a quello che deve fare il sistema, più facile sarà verificare se funziona o no, o se il sistema è conforme o no a quello che si voleva fare. Quindi questa è la fase più critica della progettazione del sistema. Se sbagli qualcosa qui, rischi di lavorare per 2 anni e poi dover buttare via tutto. È anche la fase nella quale voi, come
ingegneri gestionali, molto più probabilmente sarete poi coinvolti in un lavoro futuro o nella parte di colloquio col cliente per andare a vendergli una cosa che non sta in cielo in terra, per favore, per pietà, come succede con tanti commerciali, o nella fase di contrattualizzazione con il fornitore di tecnologia, o nella fase di gestione di un progetto, perché poi gestione del progetto e l'avanzamento lo fai sulla base di questi requisiti che via via devono essere realizzati. Quindi anche se non andrete a scrivere linee di codice, dovrete gestire, coordinare, aiutare o supportare dei team invece che lo fanno. E quindi per questo vi diciamo così, facciamo lavorare su questa fase di formalizzazione e analisi. A noi non piace scrivere dei poemi, quindi questi requisiti possono essere scritti in tanti modi diversi. In questo corso abbiamo scelto delle notazioni più possibile schematiche, grafiche, standard tra l'altro, come gli standard UML internazionali, ma che permettono di catturare l'essenza dei requisiti senza sbrodolare in pagine di testo che poi sicuramente più scrivete più rischiate di contraddirvi, dimenticare dei pezzi, scrivere delle frasi ambigue, eccetera. Mentre invece se andiamo a una formalizzazione precisa, quella ha un significato ben preciso per chi la scrive e per chi la legge. Quindi impareremo a fare questa analisi e impareremo anche a formalizzare i requisiti secondo certi linguaggi grafici, cioè certe convenzioni grafiche, non sono più di convenzioni, sono proprio dei linguaggi in cui ogni segno ha un suo significato. Quindi per arrivare a questo, questo è il grosso modo l'indice degli argomenti del corso, dove conosceremo un po' quali sono le tipologie di sistemi informativi, faremo qualche zoom su alcune tipologie, come ad esempio i sistemi manageriali, e poi vedremo il ciclo di progettazione. Io la stessa cosa l'ho ordinata qua sotto forma grafica, ogni blocco è una sorta di macro argomento del corso, e questi che vedete scritti in corsivo sono le tipologie di diagrammi o schemi che impareremo a costruire. Quindi impareremo come prima cosa a costruire dei diagrammi delle classi per modellare dal punto di vista concettuale le informazioni che il sistema deve gestire, poi impareremo diagrammi delle attività per modellare il processo, quindi l'esecuzione sequenziale delle operazioni da parte del sistema, e poi nelle singole operazioni ci chiederemo come queste interagiscono con l'utente. Quali sono le azioni visibili per l'utente, i casi d'uso e come si svolgono queste azioni, queste interazioni che abbiamo chiamato narrative dei casi d'uso. E il passo successivo è come è fatta l'interfaccia utente, quali sono i criteri per progettare l'interfaccia utente che possa permettere all'utente di eseguire queste interazioni. Quindi c'è una sequenza, no, di anche di passi dal più astratto al più specifico. E poi ci sarà un sesto argomento che è lassù, sui sistemi manageriali, in particolare la definizione di KPI di processo. Il corso di Franceschini fa anche cose simili, noi lo vedremo ovviamente più dal punto di vista del calcolo, dell'estrazione di questi valori, che sono indicatori di processo, che possono permettere ai sistemi manageriali di monitorare il processo che viene eseguito dai sistemi operativi. Ma questo è l'ultimo argomento che tratteremo. Le altre tre scatole sono argomenti, diciamo così, un pochino più teorici, di contesto per riuscire a capire gli altri. Ma queste qui sono invece, ecco, queste 1, 2, 3, 4, 5, 6 scritte in corsivo sono le domande dell'esame. Ok, quindi all'esame vi chiederemo di fare, non tutti, alcuni di questi diagrammi, quindi sviluppare alcuni di questi modelli per un sistema informativo che vi verrà proposto come caso di studio. Questo vuol dire che noi da martedì prossimo, forse già addirittura giovedì, cominceremo a fare esercizi d'esame. Questo non è un corso in cui l'esame, quando arrivi all'esame vedi le cose che non hai mai visto prima. Non succede mai. Noi qua inizieremo prima argomento il diagramma delle classi, e il tipo di diagramma delle classi che faremo giovedì e martedì sono esattamente gli stessi tipi, magari un pochino più complicati, che vi troveremo all'esame. Quindi è molto finalizzato questo. Vabbè, l'organizzazione dell'orario già lo conoscete,
mi hanno chiesto di indicare se l'aula ha dei problemi di capienza, direi che più dei problemi di temperatura e umidità che di capienza, perché come capienza più o meno ci siamo contando anche un piccolo calo fisiologico. Quindi non sono, ci sono corsi in condizioni molto più critiche, quello di comfort invece su quello c'è da lavorare. L'aula sarà sempre questa, sia per il martedì che per il giovedì, orario serale, se qualcuno vuole portare un cocktail per me, cioè no. E i laboratori saranno di mercoledì invece, presso il laboratorio LEP che ormai dovrete conoscere. Quest'anno abbiamo un orario un pochino più fortunato dell'anno scorso, è pomeridiano, quindi non c'è la lotta per chi si deve alzare per le 8.30. Siete divisi in due squadre, la prima squadra alle 2.30, la seconda squadra alle 16, e poi per evitare le frigne solite, ma io viaggio con il mio amico, posso arrivare prima, posso arrivare dopo, noi ogni settimana alterniamo le squadre, così non rompete le scatole, cioè, così siete contenti. L'eventuale disagio d'orario è distribuito uniformemente. Iniziamo però non questa settimana, ma la prossima, ok? Come avevo già scritto nella mail, da mercoledì prossimo si inizia il laboratorio. La divisione delle squadre non la dico ancora, anzi c'è scritto qua con i punti interrogativi, quindi non è, perché non ho ancora l'elenco definitivo dei vostri nomi, no? Quindi i nomi continuano a comparire e scomparire, cioè, oggi sono comparse tre persone col cognome P, che non sono in questo corso, quindi spero che nell'arco delle settimane si stabilizzino i nomi in modo che possa capire qual è il punto di taglio per fare due gruppi numericamente omogenei per le due squadre. Okay? Quindi sarà più o meno CD qualcosa, ma possiamo scommetterci se vogliamo, mettiamo sul sistema informativo di scommesse. I laboratori in che cosa consistono? Consiste nello sviluppare di nuovo lo stesso tipo di modelli, di diagrammi, che magari in aula facciamo, usando un software, che è quello che vi ho indicato già nella mail, l'Asta, che è un software di modellazione, quindi piuttosto che non fare il disegnino a mano, lo facciamo usando un programma che tra l'altro ci aiuta anche, no, a capire quali azioni sono lecite e quali no nel disegno. Il testo del laboratorio lo pubblicheremo ogni settimana online sul sito, quindi anche chi dovesse avere difficoltà o a entrare in laboratorio visti questi numeri, oppure proprio semplicemente a venire perché so che molti fanno pesi, tirocini, eccetera, il testo è comunque online, la soluzione verrà pubblicata tendenzialmente 10-15 giorni dopo, no? Per non mettervi in tentazione di aspettare la nostra soluzione prima di fare l'esercizio. Se la soluzione è troppo in fretta, mi viene un po' questa tentazione, non lo faccio e aspetto di vedere la sua soluzione. Invece faccio passare tanto tempo in modo che siate obbligati a farvelo, perché sennò vi dimenticate quello del testo addirittura quando arriverà la soluzione. Poi ce l'avrete di confronto. E quindi ogni settimana, ognuno di questi sei argomenti occuperà circa due laboratori, quindi i primi due laboratori saranno sui diagrammi delle classi, i successivi due saranno sui diagrammi di processo e così via, più un paio di laboratori riepilogativi che metteremo uno a metà corso e uno a fine corso. Questa è grosso modo l'organizzazione. Ne approfitto qua per dire forse, diciamo, la frase più importante: questo è un corso di progettazione. Progettare vuol dire che di fronte a un problema la soluzione non è mai una. Quanti siete? 100 e rotti, 150, 120, non so. Se io vi pongo un problema di progettazione, mi aspetto di avere 120 soluzioni diverse. Ok? Quindi cercate di evitare di fare confronti, ma io l'ho risolto così, lui l'ha risolto così, sulla soluzione sul sito è quella, allora non ho capito niente. No, il fatto che due soluzioni siano uguali o diverse non significa che una sia giusta e l'altra sbagliata. Possono essere tutte e due giuste, oppure tutte e due sbagliate, ecco, carità. Esistono a un problema 1.000 soluzioni giuste e magari 100 miliardi di soluzioni sbagliate. Proprio per questo io sono sempre un po' restio a ragionare o vedere insieme a voi la soluzione di un esercizio, pubblicarla ad esempio,
e mi sembra molto più costruttivo invece ragionare sulla soluzione che avete provato a fare voi, perché voi magari avete seguito una linea di ragionamento che è diversa da quella che ha fatto chi ha prodotto una soluzione o un'altra persona che ha fatto lo stesso esercizio, e ovviamente arriva a un risultato finale diverso. Allora ragioniamo su se i passi di ragionamento sono corretti e se il risultato finale è corretto, ma nel merito di ciascuna soluzione, perché ciascuno di voi è un progettista che ha il proprio stile di progettazione e se non ce l'ha ancora lo scoprirà in questo caso. Quindi facciamo attenzione a non usare un metodo fotocopia del tipo lui ha fatto così, allora devo imparare anch'io a fare così. Questo lo combatteremo in continuo, questo atteggiamento che so che avete, mi salta fuori. L'altro atteggiamento che dobbiamo combattere, ma lo vediamo più nello specifico quando faremo esercizi, ma che so che voi avete, quindi ve lo dico, è lavorare in modo sintattico. Quando nel testo c'è scritto questa parola, devo fare questa cosa qui. Io ve la smonto subito questa cosa. Vabbè. In fondo dobbiamo prendere un concetto, farcelo nostro e ricostruirlo con un linguaggio diverso. Quindi non è una traduzione punto a punto che potrebbe fare anche una scimmia. Ok, tornando all'esame, l'esame com'è? È un esame scritto, tradizionale, in aula, di 2 ore, perché sarebbe fare un laboratorio ma non ce la facciamo, perché dobbiamo fare 7-8 turni e l'app finendo alle 4 di notte. E quindi lo facciamo in aula, quindi vi dovremmo disegnare gli stessi laboratori che gli stessi diagrammi che farete in laboratorio col programma ASTA, all'esame li dovete fare su carta, matita. Vabbè. E nell'esame c'è sempre la parte di progettazione in cui vi proponiamo un caso ipotetico e poi facciamo 4 domande, 4 esercizi su questo caso ipotetico. Quindi ipotizziamo un sistema informativo che debba fare una certa cosa, che ne so, la timbratura dei biglietti del tram, che è uno, di solito li cerchiamo di copiare e adattarli da cose esistenti, più o meno verosimili, e su questo caso ci sono 4 domande, 4 esercizi. 4 esercizi di cui c'è sempre il diagramma delle classi, sempre il diagramma delle attività, e poi le altre 2 domande sono pescate a rotazione tra gli altri 4 tipi di diagrammi. Cioè, rotazione non vuol dire che so esattamente quale sarà, ma sicuramente 2 di queste 4, che per ogni appello decidiamo quali. Questo dà la parte preponderante dell'esame, a cui si sommano poi 3 domandine, tra virgolette, di teoria, due domande di risposta chiusa, una risposta aperta breve, per pietà breve, da 2 punti ciascuna, quindi sono 6 punti in totale. No? Il totale fa 33, quindi si parte con un certo margine. Ok? Questo è il tipo d'esame. Quindi il testo d'esame è una cosa di questo genere, in cui vedete qua c'è una descrizione, vedete no, fate finta di vedere. Qua c'è la descrizione di un ipotetico caso e poi con 4 domande gli esercizi, no, di modellazione relativi e di analisi relativi a questo caso, e poi le domandine di teoria che sono sul retro del foglio. Basta. No, su questo qua abbiamo tempo di arrivare. Allora, venendo invece al materiale, come dicevo, il materiale del corso è essenzialmente tutto contenuto su quel sito. Quindi sono dei lucidi che stiamo mostrando, le video lezioni se proprio vi sentite soli e avete bisogno della mia compagnia, e poi la dispensa che è in fase di produzione, da 3 anni. Lentamente ogni tanto produciamo un capitolo nuovo che cerca di spiegare in un testo un pochino più strutturato gli stessi contenuti che abbiamo qua, diciamo, che trattiamo a lezione. Questo è il materiale principale. Sui vari tipi di diagrammi UML, diagramma delle classi, diagramma delle attività, eccetera, in realtà se uno va a prendersi un libro di UML, che è uno standard internazionale, trova di ogni possibile informazione, ogni possibile dettaglio, però è di un livello di dettaglio decisamente maggiore rispetto a quello che serve a noi. Quindi se qualcuno si appassiona di UML va benissimo approfondirlo, ma non è necessario, diciamo così, in questo corso, in questo contesto. Gli strumenti che useremo, come dicevo, sono 2, non ho ancora detto, lo dico adesso, sono 2, uno è ASTA, l'ho già citato un paio di volte, ok?
che è uno strumento essenzialmente di disegno, ma disegno formalizzato, nel senso che questo disegno di diagramma delle classi somiglia molto a un diagramma di interrelazioni che avete già visto di dati, ma è un gradino più astratto. Questo è ad esempio un diagramma di processo, un diagramma di attività, questo è un diagramma dei casi d'uso, che ciascuno ha la sua sintassi grafica specifica e quindi impareremo questi vari linguaggi via via. E quindi permette di salvare in un progetto i vari diagrammi relativi allo stesso progetto, allo stesso sistema. Di questo Asta esiste, fino all'anno scorso, un anno e mezzo fa, esisteva una versione chiamata Community che era gratuita per uso personale. Adesso la versione Community non c'è più, c'è questa versione che si chiama Student Academic Free Version. Richiede quindi che voi abbiate un codice di licenza che però vi danno gratuitamente se vi registrate con l'indirizzo di mail del Politecnico o dell'Università. Okay? Quindi un processo un pochino più complicato, non basta scaricare e installare, ma devi ottenere questo codice e installarlo nel programma, ma poi funziona tranquillamente in modo gratuito. Il laboratorio è uscita pochi giorni fa, maledizione a loro, credo l'altro ieri, la versione 8 di questo programma. In laboratorio all'epoca è installata la versione 7, per cui quando dovete trasferire e non facciamo il tempo a aggiornare tutto, per cui vi accorgerete che quando dovete copiare magari dei file che vi siete fatti sul vostro computer in laboratorio e viceversa, vi dà un messaggio di warning che dice: guarda che questo file è stato fatto con una versione diversa, gli dite ok e poi semplicemente vi obbliga a salvarlo cambiandogli nome per non trovare a scrivere il file diverso. Quindi è un attimo di... avessero aspettato un mese a fare la versione nuova, che voi aveste già scaricato e installato quella vecchia, avremmo avuto meno problemi, ma come sempre le cose capitano nel momento giusto. Per invece l'ultima parte, la penultima parte del corso, che è quella sui mockup, invece utilizzeremo una piattaforma online che si chiama Balsamic. Anche qui abbiamo una licenza gratuita come Politecnico, in quel caso vi dobbiamo poi abilitare uno a uno, si divertirà tantissimo che collaboratore mette dentro 150 nomi. E permette online semplicemente di disegnare dei mock-up, cioè dei bozzetti dell'interfaccia grafica che implementano i casi d'uso che abbiamo fatto, diciamo così, nelle settimane precedenti a questo tipo di esercitazioni. Quindi con questi due strumenti ci portiamo avanti tutte le esercitazioni del corso. In termini di persone, visto che ho citato il collaboratore, oltre a me che farò praticamente la totalità delle lezioni o giù di lì, avrò come recitatore, che seguirà soprattutto il laboratorio, Juan Sáenz, che parla benissimo italiano, quindi preoccupatevi, che incontrerete mercoledì prossimo in laboratorio insieme a uno studente coadiutore che cercherà di aiutare. Mentre parlavo prima del laboratorio mi veniva in mente che adesso devo valutarlo, se per le prime settimane dividervi in tre gruppi anziché in due, proprio per ragioni di capienza dell'app, per evitare che qualcuno svenga, muoia, oppure vi perdiate gomitata nei denti perché per riuscire a entrare. Però vediamo un attimo su che numeri ci stabilizziamo, sento qualche laboratorio, magari anziché fare due turni da un'ora e mezza, facciamo tre turni da un'ora, vediamo un attimo, fatemi ragionare. Ok. Vabbè, se poi, ma di solito all'inizio del corso non serve, avete bisogno di contattarmi, io di solito cerco di mantenervi relativamente libero il giovedì mattina, per cui o mandate una mail oppure vi iscrivete su questo sito dicendo voglio venire a consulenza per qualche cosa, ma questo normalmente serve di più a ridosso dell'esame, perché è difficile che abbiate bisogno già adesso. Ok, questo in termini di introduzione è ciò che grosso modo avevo da dire. Ditemi se ho dimenticato qualcosa, se avete delle domande. Ok, allora passiamo